Con il consigliere comunale Andrea Quattrocchi di questa frazione siamo al termine di questa assemblea cittadina. E quali gli esiti? Soddisfatti di questo primo incontro dei residenti? Beh, sicuramente sì, soddisfatti perché è stata una grande manifestazione di democrazia attraverso la quale i cittadini di Fiandaca, di Pennisi e comunque di tutte le frazioni viciniore hanno manifestato la loro contrarietà rispetto al fenomeno che si è verificato appunto nelle ultime settimane dell'installazione di questa antenna. Rappresenta quello di oggi senz'altro un primo passo verso poi un'altra serie di iniziative che abbiamo già concordato in linea di massima proprio stamane, che si dislocheranno un po', ripeto, per le frazioni interessate, ma addirittura coinvolgeranno anche il centro della città di Acireale, proprio a dimostrazione che quello delle antenne telefoniche, quindi delle conseguenti radiazioni e di tutto ciò che comporta per la salute in termini negativi dei nostri concittadini, non è un tema che riguarda soltanto queste frazioni, ma è un tema che abbraccia tutto il territorio comunale e pertanto deve coinvolgere e vedere solidali tutti i concittadini della città di Acireale.